Florence International Radio presenta Indietro nel tempo. Conduce in studio Antonio. Salve a tutti da Antonio. Abbiamo voluto organizzare questa trasmissione per tornare indietro negli anni 80, 90, anche 70 e ripercorrere quella che era la dance music e non solo, anche un po' di musica italiana di quegli anni, che era qualcosa di veramente favoloso. Io direi di partire subito con il primo pezzo è di Eddie Holmans e il titolo è This Will Be Night to Remember. Thank you.
Credo che sia stato un buon biglietto da visita, tanto per iniziare. Questa era una musica andata fortissimo negli anni 80, fine anni 70, primi anni 80. E credo che insieme a me Daniele, che è alla regia, si ricordi bene di questa. Molto bene. Molto l'abbiamo bene. Ascoltata insieme per la prima volta. Ti ricordi dove eravamo? Sì, eravamo. Sì, mi ricordo, ma non facciamo pubblicità. Vabbè, non esiste più nulla. Sì, vabbè, erano un negozio d'allenamento. Esatto, in via Martiri del Popolo. Esatto, in via Martiri del Popolo a Firenze. E quel ragazzo ci fece ascoltare era? Stefano? Massimo. Massimo? Sì, Massimo. Massimo, mi ricordavo male. Beh, eravamo proprio ragazzetti, però questa musica ci è entrata dentro e ci ha condotto fino a questi anni. Allora, Antonio. Per sciogliere un po' la situazione, per farci anche conoscere, no? Noi ci conosciamo da quando? 5-6 anni avevamo. Avevamo. Pertanto. Forse 45-46 anni? Di più. No, sì, no. Beh, perché 5-6 anni, 50 anni quasi. Sì. Sì, diciamo sui 45-46 anni. Abbondanti. Perciò siamo cresciuti insieme, quindi abbiamo avuto molte emozioni insieme. Certo, vi rendete conto anche tornando indietro negli anni, in che anni ci troviamo? Ci troviamo negli anni in cui nasceva la dance music, negli anni in cui c'era Barry White, Donna Summer, insomma, voglio dire, le basi della dance music. Senza tener conto che quello abbiamo ascoltato ora è di Holman, io credo abbia dato la stura, no? Sì. Cioè il via. Sì, sì, sicuramente. A un genere. Sicuramente. Che nessuno questo qui, cioè, è di Holman, non lo conosce nessuno, Antonio. Sì, diciamo, non era molto famoso. In Italia. Però all'epoca era primo laggiù negli Stati Uniti. Certo. E perciò. Quanta gente si sarà ispirato al suo genere, alla sua musica, al suo ritmo? Sì, anche perché poi questo tipo di musica viene da quelle parti, no? Cioè esatto. Nasceva in quelle parti, noi poi l'abbiamo importato e cercato anche di copiare, perché abbiamo avuto degli artisti in Italia che, vediamo Ivana Spagna, sembravano americani. La famosa Italo Dance. Ma te lo sai, Antonio? Beh, questo l'abbiamo fatto un po' anche nei film West. È vero. Però l'Italo Dance, devi sapere, non so se lo sai, se sei stato lieto negli ultimi anni a queste cose qua, ma è esplosa ora, nel 2018, negli Stati Uniti. Vedi. Cioè, stanno passando nelle discoteche più famose, l'ex Studio 54 che ha cambiato nome, tutto quello che era la dance italiana negli anni 90, 80-90. Beh, fanno un po' quello che abbiamo fatto noi invece con loro. In quegli anni. Esatto. Con loro. Comunque la dance anni 80-90 sta riuscendo fuori, la troviamo nei locali da ballo e va per la maggiore. Perché quando comunque si propone questo genere di musica si fa il pieno. Sempre. Quindi vuol dire che comunque io che li frequento ti posso dire che non c'è solo non c'è solo quelli della nostra età, ma ci sono anche molto più giovani. Quindi certo. È una musica che comunque ti entra dentro e riesce a farti muovere, a farti evadere. Ora chiaramente magari a quelli della nostra età riesci anche a portarci indietro nel tempo e quindi e produce un altro tipo di emozione, diciamo. Certo. Ricordi. Purtroppo anche. Però ben venga, insomma. Antonio. Io direi di passare al prossimo pezzo che abbiamo scelto, è un pezzo di Whitney Houston. Assolutamente. Love sì. That's Man. E, ascoltiamocelo insieme. Vai. Together, I know I'm right. Oh.
give up on him. That's not what love's about. Stay true to your feelings and remember all the things he's done for you. Love that man. Love that man. He's always, always there. Don't you love a man? Come fare a non amare questa musica, questa voce incredibile di Whitney Houston? Assolutamente. Teniamola sotto lei, va? Okay, si fa ripartire. Okay. Tranquillo. Cosa vuole dire di lei, di questa voce qua? Beh, lei è quella che ne parlavamo prima, no? Forse... insieme a Barry White, quelli che hanno inventato la dance music, lei è Donna Summer e il pezzo è Love to Love You Baby. Il suo produttore era un certo Giorgio Moroder, famoso, che dissero all'epoca, è particolare la storia di questa canzone, anzi di queste canzoni di Donna Summer, perché ai tempi venne fuori la voce, c'erano i primi computer, che lei non esistesse, perché non aveva mai fatto un concerto dal vivo, e perciò dissero, accusarono Giorgio Moroder di aver creato un personaggio semplicemente al PC, ai primi PC, e invece era Donna Summer con Love to Love You Baby. Credo che poi a questo punto bisognerebbe accusarlo di averne creati tanti personaggi, vero? Giorgio Moroder, insomma, non solo computer. Donna Summer, ma ha scoperto veri talenti. Beh, comunque ascoltiamocela. Sì. Dai. Baby, oh, love to love you, baby.
Abbiamo ascoltato anche lei, Donna Summer, con questo pezzo un po' particolare, non proprio tanto dance, ma più sexy. Sensuale. Anche se all'epoca era considerato molto spinto. Eh beh, sì, insomma, questi gemiti, questi mugoli dell'epoca sicuramente non erano di tutti i giorni. Erano ritenuti spinti. Capito? Perciò. Direi di andare avanti con il prossimo pezzo, che è un po' più attuale, insomma, sì. Diciamo da quello che abbiamo ascoltato fino adesso. Lui è Gazebo e il pezzo è Like Chopin, che tutti sicuramente conoscerete. So together.
naturalmente questa versione era un po' più soft di, vero, di, molto di, più soft di Gazebo, però insomma piacevole da ascoltare, assolutamente molto sì, molto piacevole. Sotto chi ha vissuto quegli anni, poi molto famosi, hanno fatto svariati pezzi che hanno raggiunto sì, le vette della classifica. Questa è Just an Illusion. Una delle loro famose, sono, sì, loro sono gli Imagination. Imagination, che l'altro pezzo tra l'altro è omonimo, perché si chiama Imagination. Imagination che facevano Imagination. Vado? Vai! Wow! Imagination con Just an Illusion, beh, un pezzo, che dire, ballabilissimo, un pezzo che ha fatto epoca. Assolutamente. Poi, raccontiamo una cosa, Antonio, poi intanto si fa ripartire, non ti preoccupare. Noi abbiamo vissuto infanzia, adolescenza e pubertà insieme. Certo. E gli romani all'epoca, no? Certo, certo. Dove vuoi arrivare? Fammi un po' capire. Come ti senti ora, dopo tutti questi anni? Come allora? Giovane? Beh, sì. Siamo diversamente giovani. Beh, d'altra parte sentire queste musiche, queste canzoni, ti porta indietro nel tempo, riavviva i ricordi, quindi servono anche a questo, cioè certo, a questo appunto, come dicevo precedentemente, le discoteche ripropongano questa musica e fra l'altro sono affollate, quindi vuol dire che hanno a Firenze, anzi in provincia di Firenze, quando entro in una discoteca che ha lanciato un progetto che era semplicemente per scherzo, esatto, dovevano fare tre serate, tre serate per... così, ma tre serate era sì, un gioco, una un scommessa gioco. Hanno fatto una stagione da 1000, la discoteca contiene 1500
mi sembra intorno ai 1200-1400 sì, sì, a serata avevano il pieno tutti i sabati sera. Assolutamente sì. Adesso questa discoteca riapre il 22 di questo mese, già è previsto pertanto un pienone, quindi chissà, ecco, perché fanno solo musica anni 80, 90, 70, e noi ci ritroviamo lì tranquillamente, perché, allegramente anche. Certo, io comunque invito le persone che ci stanno anche ascoltando a provare, anche chi non l'avesse mai fatto, una serata in questo contesto, in questi anni, la musica in questi anni, perché comunque credo che anche chi non l'abbia mai fatto poi lo debba provare, sì, perché è sicuramente una cosa piacevole. E soprattutto, sai che cosa c'è di piacevole, al di là delle musiche che comunque l'ha vissute, rivive dei ricordi fantastici, è piacevole vedere la gente che si diverte, che probabilmente ha lasciato i problemi giornalieri che tutti abbiamo fuori dalla discoteca, fuori dalla discoteca, no? Quindi sono quelle tre ore in cui si vive e non pensiamo al presente, ma al presente, probabilmente torniamo, come dice il titolo della trasmissione, nel passato, indietro nel tempo. E sì, sentiamo una voce incredibile. E beh, lui è Barry White, come fare a non riconoscerlo? Il pezzo è That's the Music Play, è grande della dance music, ascoltiamoci. Okay.
fare a non amare una voce così. Assolutamente, è qualcosa pazzesco. Di veramente incredibile. È veramente allucinante. È una voce incredibile, incredibile veramente. Barry White, quel vocione. Un omone. Poi, un omone anche. Che poi lui era il marito di una. Di queste signorine che andiamo a sentirci ora. Sì, loro sono i Rich Family. Il pezzo è The Best Disc in Town. E una di queste fanciulle era la moglie. La moglie, beh, tutto in famiglia. Tutto in famiglia. All the family, eh? Infatti, Rich Family. Erano un po' più veloci di sgiochi, no? Anche nel presentare queste musiche. Oggi si va un po' più tranquillamente. E tutte queste è d'abitudine, sento. Capito? Abbi fede. Sì. Perché si prende il via pian piano. Cioè noi. Sì, diciamo comunque c'era un altro timbro di voce, era un altro sistema di presentare, c'era un sì. Poi c'era l'impostello, no, degli anni 80, sì. Erano tutti impostati, sì. No? Qualcuno lo è ancora. Cioè, saluto il mio amico Marco Vigiani, che anche lui quando fa tutte le serate, ma anche un Planet TV, che è ancora così, no, perché ragiona ancora, parla ancora modello anni 80, capito? Sì, erano i mitici anni 80. Bello, mi piace così, capito? Sì, una volta era un po' così. Era la moda, sì. Perché era lo scopiazzare il DJ americano. Certo. Perché quello era. Anzi, io abbiamo una trasmissione qua su Florence International Radio, che è la US Top 20, che viene direttamente da Hollywood, e ancora il DJ lì ancora usa questo impostade. Io lo chiamo l'impostade, no? L'impostazione. Ed è fantastico. È fantastico perché la sigla è veramente From Hollywood, California, US Top 20.
Eh? Io che, sì, che cacchio? Ora, fatta da noi fiorentini, mi immagino. Potrebbe venire fuori. Però viene molto ascoltata perché è particolare la trasmissione. C'è dei bei pezzi musicali anche molto particolari. Che laggiù veramente. Cioè, l'America è tuttora un altro mondo dal punto di vista di produzione. Qua c'è, Antonio. Vabbè, abbiamo... quello che nasce per primo poi va avanti per primo. Ma non solo. Poi qui abbiamo avuto una, come si dice, una riduzione, no? Delle case discografiche, non ci sono più le RCA, la Fonit, ormai sono due i gruppi, no? Un bifolio. Un bifolio. Perciò c'è Sony e quell'altra è la... c'è un lapsus, non me la ricordo. Vabbè. Sono due e quelle comandano tutto. Mentre in America c'è ancora una grande varietà di case discografiche e pertanto anche di pezzi musicali molto particolari. Te ti ricorderai, parlando degli anni Ottanta, degli Hare Krishna. Ma sì, che non so, certo. No, te ne ricordi? Certo. T'hanno fatto un disco dance. Cioè, veramente. Tutto dire. E la US Top 20 la passa spesso e volentieri. Io mi piego alle risate perché, insomma, sentirla per come la conosciamo noi fa ridere. Però, insomma, se ascolti il pezzo musicale, una casa discografica delle Hare Krishna che hanno prodotto questo pezzo, che ha un dance anche abbastanza notevole. Però lo cercherò. Summer Krishna. Senti. Anche, fantasia da vendere, vero? Summer Krishna si chiama ed è buffissimo, ce l'ho anche in radio perché è veramente particolare. Ora si va, caro Antonio, con un altro pezzettino. Sì, loro sono i Sister Sledge. Vabbè, il pezzo è Is the Grid. Insomma, questo è un pezzo abbastanza conosciuto, un pezzo in quegli anni andava anche abbastanza. Noi l'abbiamo forte. Sentito tutti, certo. i più giovani l'ascoltano adesso. I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow, what a way to sing. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow. The champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci. He looks like a steal. That man is dressed to kill. Oh, what the wow. He's the greatest dancer. Oh, what the wow.
E abbiamo lasciato anche Sissy Slade. Abbiamo senti in sottofondo lì, che questo è il classico pezzo da siamo un po' capiti da qui quando sei tu e lei, sì, ma poi ma poi prende via il pezzo, lo so, lo prende via, però la voce, la musica, sono, ti fa pensare al tête-à-tête sicuramente, pertanto poi lei era è tuttora un mito, perché comunque ancora canta, naturalmente stiamo parlando di Sade, esatto, e il pezzo è Your Love Is King. Siamo su ritmi molto più lenti, soft, il famoso soft. Sì, questi probabilmente a metà serata li passavano in discoteca, il giusto? Il famoso aggancio. No? Dopo aver lavorato un po' durante la dance music, e poi certo. Si vedeva il risultato. Arrivava il momento che o la spacca. Però andava. No, andava, sì. Andava. Sicuramente abbastanza, sì, era un po' più difficile di oggi, però insomma sì, quello sì, però insomma non era male nemmeno all'epoca. No tornerei indietro veramente io di corsa. Ma ecco, ma se tu inventassi la macchina del tempo torneresti indietro? Sicuramente
magari farei scelte diverse nella vita. Beh, mi rammenti qualcuno? Questo è scontato, no? È vero. Però insomma li rivivrei volentieri quegli anni, probabilmente appunto con piccole scelte diverse. Assolutamente sì. Beh, ma è impossibile. Mai dire mai. Cioè è una legge fisica. Le leggi fisiche sono fatte per essere anche superate. Certo. Perciò ci si può provare. E te pensi che noi abbiamo quella fortuna? No, i mezzi, bisogna avere mezzi. Sì. Per dire, uno che potrebbe essere. Secondo me sarebbe meglio avere gli interi, i mezzi, ma. Che tu faccia. Sì, lo so, ma le faccio anch'io queste, ma sappilo. Però guarda, avendo mezzi, io per dire, invidio molto il Elon Musk, sai chi è? No. Elon Musk è un po' di ignoranza. No, dai. No, però non tutto si può sapere. È quello che ha creato la Tesla, l'auto elettrica, che ora ha fatto il progetto e vuole andare su Marte. E ha i soldi e i mezzi per farlo. Non per nulla lo SpaceX, che è una navetta tipo Space Shuttle, sì, sì, però è molto più avanzata ed è progettata. Lui vuole fare entro il 2020, perciò ci siamo domani il primo viaggio su Marte con una colonia. Pensa te. E io gli vorrei dire, caro Elon Musk, ma perché non fai una macchinuccia del tempo? Io la collaudo volentieri, eh? Sì, cioè con una colonia, che vuol dire? Vuole colonizzare Marte, certo. Quindi uomini, donne. Esatto. E provare biglietto? Costo del biglietto? No, dato che c'è da riprodursi, no, dico. Quanto era il progetto? 24 miliardi di dollari. No, vabbè, allora. Miliardi, non certo. Milioni, attenzione, miliardi. Credo che per qualche spicciolo. Ma però è già a buon punto, perché sta già sperimentando lo SpaceX, è già stato sperimentato. E in orbita ci va così come d'amblè. Vabbè. Però tra l'altro ha venduto già il primo biglietto, devi sapere, per andare a visitare la Luna, perché con lo SpaceX si può arrivare anche sulla Luna, allunare, visitare il nostro satellite e tornare sulla Terra. L'ha già venduto, non ha detto a chi, però ha fatto vedere una bandierina giapponese. Vabbè, tanto. Ma io ripeto, ma fai una macchinuccia del tempo, che io e Rossello si va? Si prova, al volo? Si collauda subito, eh? Al volo, a bomba. Però io andrei anche sulla Luna, ti dico. Vero? Eh sì, ma che ti serve? È un sassone. Andiamo su Marte, se c'è da colonizzare perlomeno. Colonizziamo, almeno qualcosa da fare. Sì, no, più che altro per capire se senza gravità. No, la gravità la situazione. C'è. La gravità c'è, però è il 45-50% inferiore alla Terra. Perciò se qui si pesa 100 kg, laggiù si pesa 40. Beh, c'è da fare soldi, però. Da sicuramente, con tutti quelli che cercano di dimagrire. Sicuramente è un business notevole. Andiamo al prossimo pezzo. Va, prossimo Antonio. Pezzo che è Lisa Stanfield, All Around the World, ovvero girando intorno al mondo. È giusto di quello che parliamo. Marte, Luna, uguale. He should go, and he said things he hadn't said before, and he was so, oh, so mad, and I don't think he's coming back, coming back. I did too much lying, wasted too much time, now I'm here and crying. I've been around the world, and I can't find my
abbiamo ascoltato anche questo pezzo, questo pezzo che scorre via in maniera piacevole, piacevole molto, eh? Eh sì, beh. E dopo abbiamo un pezzettone, Beh, lo, sentiamo lo sentiamo già in sottofondo, lo lasciamo andare subito, ci facciamo come vuoi, due chiacchiere, quello che vuoi. Che ne pensi intanto di questa esperienza dopo tanti anni? Beh, piacevole soprattutto perché comunque appunto si riascolta quelle musiche di quell'epoca, si spera che ci ascoltino, che molti condividino. Ma te ti ricordi il nostro pensiero quando eravamo in via delle Burella? Vabbè, ragazzetti, la radio fatta in casa? Anni, forse 13 addirittura. La radio fatta in casa? Beh sì. Anzi, lo vedi questo? Lo riconosci? È uno dell'epoca. Il mixer che usavamo all'epoca c'ha 40 anni. Pensa te. Eh beh, mi è passato di tempo, di acqua sotto i ponti. Questo mixer qui serve per i giradischi, perché i nuovi mixer non hanno l'ingresso fono. E io dopo 40 anni lo tiravo fuori dalla borsa e ho detto, vabbè, non funzionerà. Gli do corrente, mi fa una fiammata. E invece, come tutte le cose fatte 40 anni fa, fa? Funzionano, sono quelle fatte magari un anno fa. Perfettamente. Esatto. 40 anni, che poi lo comprai, non so se ti ricordi, penso che no, al vecchio Paoletti Ferrero. Sì, che me lo ricordo. Quando era a Porta al Prato. Lo pagai la bellezza di 100.000 lire. Beh, insomma, una cifrona. Per ma all'epoca lavoravo già, se ti ricordi, in radio e guadagnavo benino, perciò mi permisi di andare ai Paoletti e comprarmi sto mixer per la bellezza di 100.000 euro dell'epoca. Beh, comunque è un investimento nel tempo, dato che funziona ancora perfettamente. Soprattutto i vinili stanno riuscendo, assolutamente sì, capito? Senza tener conto che è un mixer tedesco. Io non me lo ricordavo quando l'ho ritirato fuori. Questo è un vecchio Monacor, pensa te, e è bellissimo perché sopra c'è scritto, te lo leggo in diretta così, 8 canal stereo Mischpult. Sembra quasi un'offesa, Mischpult sarai te, cioè porca miseria, hai capito? Invece dopo 40 anni gli ho dato i suoi bravi 9 volts, perché lavora a 9 volts addirittura, un voltaggio anche difficile da... Ma sai perché? Perché lui sotto c'ha lo sportellino che si apre e si metteva la pila a 9 volts, perciò questo anch'io, così. Era un mixer da portare in esterna anche con la batteria, sì. Cioè fantastico, non ha regolazioni di nulla. Sì, anche perché comunque era un po' il periodo in cui chi aveva un po' di questa attrezzatura si organizzava, specie d'estate, magari si presentava, non lo so, a un campeggio, diceva stasera posso fare una serata senza chiaramente prendere una lira, però esatto. Giusto per il gusto di vedere la gente che ballava davanti a te. E lui c'ha due ingressi per giradischi, un ingresso piastra, cioè per la cassetta, e due mic, basta. Beh, l'essenziale. Quello, non c'ha master, non c'ha niente, questo andava flat, c'ha diritto, però tuttora è funzionante. È la per gente brava. Io con questo, se vedi l'usura della vernice, dei potenziometri, vuol dire che l'abbiamo usato io e te, soprattutto, caro Antonio. Forse non te ne ricorderai, a casa mia, qualche anno. Tante volte con quell'antennina fuori dalla finestra, col trasmettitore sì. FM che facevamo più o meno, ma nemmeno il rione forse, forse in linea d'aria a 300 metri? Beh, a casa tua sentiva. Sì, e quindi mi ricordo. 100 metri perlomeno erano seduti. Mi faceva. Perciò si faceva la radio, io e te, a volte forse veniva anche Gianluca, può darsi? Sì, probabilmente. Comunque erano gli anni che nascevano un po' così le radio, nascevano come funghi. Sì, sì. E poi si facevano con quelle che avevamo, pertanto era artigianali, la radio artigianale, certo. Che più o meno è quella che facciamo noi ora, perché non abbiamo la regia di un radio DJ o di una Rai, però la qualità è elevata, cioè il mixer è notevole, i computer sono notevoli.
grazie al cielo la qualità è elevata. Certo, poi il cuore ci si mette. E il cuore, soprattutto, bravo Antonio. Soprattutto, è inutile avere grossi mezzi se poi... Se non c'è la passione. Certo. E invece la passione è tanta roba. Infatti per questo ti ho spinto, ti ho incitato, ti ho frustato, ti ho schiavizzato. E proviamo, dai. Dai. Proviamo. Ascoltiamoci il prossimo brano, che è Casey and the Sunshine Band. Il pezzo è That's the Way. That's the Way, yeah. Ascoltato anche questo pezzo, un pezzo diciamo abbastanza regolare per quegli anni. Assolutamente sì, era diciamo normale sentire queste cose qua, no? Certo. Però poi c'erano anche le eccezioni. Beh, insomma, ce n'erano diverse in periodo di eccezioni. Volevo un po' ricordare le discoteche che c'erano in quegli anni, tanto per far rendere conto anche. Firenze era una città piena di vivissima. Era tantissime cose che oggi insomma ne sono rimaste poche, ma una dietro una all'angolo di casa nostra praticamente. Beh sì, avevamo una, esiste due, sempre due, il full up famosissimo. Avevamo il Match 2 Mac 2 e l'Andromeda. Bellissimo, l'Andromeda era fantastico. Il Charlie anche, è vero. Beh, poi spostandoci un po' all'esterno avevamo il Valentinos, avevamo lo Xenon. Colgo l'occasione fra l'altro per ricordare Marzio Dance, che ci ha lasciato pochi anni fa, ma grande artista insomma di quell'epoca. Avevamo l'Andromeda, discoteca all'aperto, insomma ce n'è un'infinità di queste discoteche. Vabbè, poi c'era, andando un po' fuori Firenze, ricordiamo Le Petit Bois. Fiesole. Ma a Fiesole c'era anche le parrocchie. È vero. Poi facevamo all'epoca, io lavoravo già in televisione, come si chiamava? Oh cavolo, dove c'era un certo Marco Baldini e un certo Carlo Conti. Ed era mio Dio, guarda il lapsus. In che zona era?
sempre su a Fiesole, la discoteca. Ma io non mi ricordavo il Petit Bois e le Parochè, queste. Però c'era una sempre lì a Fiesole, che probabilmente le Parochè che aveva cambiato nome. Vabbè, poi più avanti forse me lo ricordo, perché non è detto, perché i neuroni nel crescere diminuiscono, capisci? Perciò poi, no, poi erano talmente tante che insomma ricordassero tutte. Tenax, si è detto? Tenax, e poi insomma, vabbè, a Campi avevamo anche diverse. Ma sì, ah vabbè, in via qui in centro c'era quell'altra tuttora attiva. Vabbè, lo Space Elettronico. Dove lavorava il direttore di Radio Libera Firenze, anzi lo salutiamo, grazie a Nomiai, che era il DJ. Ora si chiamano DJ Residence, cioè quelle sono fissi lì, no? E Miai era appunto il DJ Residence dello Space. Beh, questo è La Loa. Si faceva a Video Firenze la Loa Disco Show. La Loa Disco Show era un cameraman, io, con una telecamera, in alternanza presentavano un certo Marco Baldini, conosciuto alle cronache per la grande amicizia con Fiorello, certo, e un certo uomo abbronzato, un certo Carlo Conti, certo. Quelli erano i due conduttori della Loa Disco Show. Beh, ma sono nati così, diciamo, i conduttori, no? Nelle discoteche, nelle no, radio che nascevano. Noi abbiamo sbagliato tutto, Antonio. Noi forse avevamo un futuro. Tornando a quello che dicevo prima, alla macchina del tempo, fare delle scelte diverse. Cioè, un te po' pensa, sono... Te ti ricorderà un certo Grejos DJ? Certo. Mario Mangerano. Cioè, vedi, l'altro giorno... c'è stato su Facebook una specie di incrocio di foto giovanili, perciò io ho pubblicato la mia a 20 anni con un bel cesto di capelli, come Antonio avevi anche tu. Cosa sono i capelli? Ho pubblicato la foto del matrimonio con il nostro amico Gioviale, dove avevamo tutti i capelli, certo. Io ce n'ho un po' meno, ma continuo ad averci, grazie al cielo. Non ce l'ho più per niente. Alessio, il Boncelli, che salutiamo, certo. Anche lui è un po' pelatino, perciò ho visto la foto del Grejos, cribbio, cioè uno spettacolo d'uomo. Il buon Mario non me ne voglia, ma ora insomma sei un bell'omino, ma non più un bel maschione mediterraneo, come si usava a dire. Ma in effetti ora, anche se detto da un uomo, i disc jockey di quell'epoca erano tutti belli. Sì, cioè, no, assolutamente. Un certo stile, un certo brutti fascino. Non ce n'erano, certo. Quindi, insomma, ma tutte le DJ hanno il fascino, sai. Sì. Sappilo. Anzi, bisognerebbe fare in maniera che... io e te, anche volendo, quando ora siamo alla prima trasmissione, no? Perciò un po' di confidenza col mezzo va ripreso, giusto? Certo. Ma la voce non manca del buon Antonio per ora. E che sei un fioco? No, per ora no. E allora dai, su, non ti buttare giù così. Si potrebbe fare qualcosa in giro per Bali? Beh, studiamola. Appunto. Vediamo. Anche perché sono cominciato a mixare, siamo più bravi di tanti altri. Oggi insomma mixano un po'. Basta una console col tastino sync. Vabbè. Però io non svegliamo tanti trucchi. Sono ancora abituato col vinile, come vedi, insomma, qui davanti. Il vinile va sentito il solco, va sentito il punto. Ricordarsi il disco successivo, qual è il punto da mixare. Lo dice a me che mi facevo 8 ore a Radio Libera Firenze. E quindi oggi a Radio Libera non è più semplice. Senti, ricordi Radio Libera? Non era facile, certo. Perché farti 8 ore 45 giri, però dava tanta soddisfazione. Ma era anche molto a passare da un disco all'altro quasi senza sbagliare, senza farlo sentire, sembrava il solito disco. Senza fare il famoso cavallino, perché il cavallino, certo, è quando vai fuori ritmo, no? Certo. Allora perciò c'hai 1, 2, 3, 4, e di là c'hai 1, 2, 3, 4, ne metti in pari,
la battuta non la senti. Infatti poi dopo qualche anno inventarono il famoso scratch che esatto. serviva un po' per coprire queste le cavolate. Esatto. Vabbè, dai, andiamo avanti, Antonio. Vabbè, andiamo con Pete Lyon e il pezzo è Happy Children. Cioè, bambini felici. Beati loro, eh? Eh sì.
piccoli, erano i mitici anni 80. Ah, no, siamo partiti. No, vai. In maniera un po' troppo. Ma tranquillo con l'impostaid. Vabbè, era Happy Children, Pin Lion, tutti conoscano. Sottofondo c'è qualcosa. Vabbè. Siamo un po', forse credo 74, 75, sì, quegli sì, anni lì. In quegli anni lì, lei è Roberta Kelly, appunto, una che probabilmente faceva parte della scuderia di Barry White. Assolutamente. E il pezzo famosissimo è il Zodiac. Andiamo ad ascoltarlo. Ma lo sai, questo l'ho usato anche per una trasmissione io? Sai quale? Per lo Zodiaco, no, l'oroscopo. No. Zodiac, miau. Vedi, ogni tanto in diretta succede. Ti dice nulla il nome Zodiac a te? Zodiac. Ti parlo di serial killer? No. Non frequento. Non frequenti? No. Beh, c'è un serial killer notissimo americano mai catturato che si chiama Zodiac. Sarà per quello non lo conosco. Ed è pare che abbia confessato a un giornalista. Sì, ho letto qualcosa, ma poi sembra non sia vero, insomma. Non sappiamo se chiama Francesca Michone, si può fare il nome e cognome, perché l'intervista a Francesca Michone l'abbiamo mandata in onda uno special sul mostro di Firenze. Pare che questo qua abbia confessato di essere sia Zodiac che l'MDF, cioè il mostro di Firenze. E quindi qui in diretta abbiamo scoperto che non era Roberta Kelly che cantava Zodiac, ma era un certo John, anzi no, Giuseppe, scusami, un certo Giuseppe che era un americano che usava le mani. L'ha detto lui, ha una deposizione mostro a un processo su Pacciani. Dice, io non usavo mani, porca boia, che manoni grandi, cattivo, capito? Vabbè, dai. Vai, ascoltiamoci Zodiac, Roberta Kelly. We'll be right back.
E lasciamo anche Zodiac con Roberta Kelly. La canzone è dedicata ai segni zodiacali, ovviamente. Ai segni zodiacali, certo. C'è Ariete, Acquario. Acquario, Pesci. Acquario io ce l'ho personalizzata, vero? Perché ah, sì? C'è Aquarius. Ah sì? Sì, sì, c'è una canzone proprio da questo tipo. Perché te sei Acquario? Acquario, sì. Non me lo ricordavo. Gennaio. Mi fa fare una brutta. Fa brutti scherzi. È vero. Beh, siamo arrivati, che dire, all'ultima canzone? Eh sì, davvero, incredibile. L'ultima canzone, come passa? Eh beh, è volato questo tempo. Sicuramente un inizio un po' così, un po' d'emozione, un po' per riprendere i ritmi, però piacevole, una serata piacevole. Dai, divertente. Quindi diciamo positiva la cosa, dai. Vero. Faremo meglio nelle prossime, sicuramente. Beh, quello è ovvio, dai. Ci organizziamo un po' meglio. Diciamo, abbiamo fatto come quella famosa discoteca che parlavamo prima, un po' per scherzo. E poi siamo partiti sul serio. E poi vediamo dove arriviamo. Assolutamente sì. E comunque, diciamo, l'ultima canzone è un classico, è qualcosa che tutti conoscono, credo sia anche i ragazzi di oggi. Si spera, Sì, ma penso, insomma, questa è una musica che si sente anche spesso alla TV, in pubblicità, certo, da qualsiasi parte, quindi ci viene riproposta di continuo, proprio per il ritmo e per l'energia che ha. Loro sono i Cool on the Gang. E vabbè, celebration. Assolutamente sì.
Siamo ascoltati anche l'ultimo pezzo di questa serata. Abbiamo ripercorso un po' quegli anni, gli anni della dance music, gli anni 80, 70, 90 poco, forse abbiamo rasentato, sì. Ma comunque nelle prossime trasmissioni sicuramente andremo a cercare qualcosa anche degli anni 90, perché ancora c'era pezzi ben ballabili. Intanto nel frattempo sottofondo sentiamo la sigla. Un grazie a Daniele, che vi devo dire, un grazie a tutti voi. Grazie a te, Antonio. Un piacere essere stato qui e avere provato a riniziare qualcosa che fin da piccolo, insomma, fin da piccoli, diciamo, ci è sempre piaciuto e l'abbiamo avuto nel cuore. E quindi, perché no? Perché non condividerlo di nuovo, dopo tanti anni? Certo, certo. E, sicuramente è una cosa un po' improvvisata, quindi, ma credo che sia riuscita bene, soprattutto in maniera naturale, no? Improvvisata ma naturale, quindi teniamo conto di questo. Come ti dicevo, quello è il bello anche. È genuina, diciamo spontanea dal cuore, quindi sicuramente ci sarà un seguito e magari leggermente un po' più organizzato, ma vabbè, comunque sempre con il cuore. Un bacio e un saluto a tutti e un grazie e alla prossima, assolutamente sì. Ciao da Antonio. Florence International Radio vi ha presentato Indietro nel Tempo. Ha condotto in studio Antonio.
l'amore che fa pugni senza guanti, di ritorni che ha un sapore di partenza, di un cuore che ha più stanze di un albergo, mentre guardo le stelle, le stelle. Di sognare i tuoi sguardi ad occhi aperti, di temporali che ci urla incontro, di me, di te, di me, di te, di me, di te. E tira sugli occhi, di me, di te. Non serve guardare lontano, di te. Parliamoci adesso, parliamoci adesso. Di sognare i tuoi sguardi ad occhi aperti, di temporali che ci urla incontro, di me, di te. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh, every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. I miss you more, I miss you more, I miss you more, I miss you more. I miss you.
if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh, every minute and every hour.